E bentornati ragazzi miei, qui su una Zuma Corner con il decimo episodio del Road to Football Frontier International. Per questo decimo episodio del Road to FFI appunto avete scelto come giocatore di rinforzo la versione della Inazuma Japan di Axel. Quindi andiamo a spendere 500 dei nostri 900 punti per potenziare appunto il nostro bomber di fuoco. Tac! Come tecnica invece mi avete consigliato di affidare la rovesciata micidiale a Caleb e quindi lo facciamo. E tra l'altro dovrei anche aggiustare Axel perché così non lo possiamo usare. Possiamo usare il tornado di fuoco, possiamo usare la tormenta di fuoco, non possiamo usare ancora nessuna tecnica di livello 2 con lui. Però possiamo usare il tornado di fuoco doppia direzione dato che l'abbiamo già sbloccato. E mi dispiace ma i globi di luce non posso usarli. Detto questo e avendo appunto sbloccato Axel della Inazuma Japan, andiamo subito a vedere chi è il nostro avversario di oggi. Siamo contro la selezione All Stars del Football Frontier International Inazuma Eleven, la prima trilogia ovviamente. Ora, in porta non dovrebbero avere un portiere così eccezionale perché ci dovrebbe essere il tizio del team Zulan. Ecco, non mi veniva il nome, mi veniva lo Zulan Team, però non so perché. Quindi proverei subito a tirare con Arion. Però, se posso, Caleb, facciamo un bel tiro a catena, che dici? Vai. Forse sono un pochettino lontano, però ci proviamo lo stesso. Rovesciata micidiale! Ok, sì, c'è lui del Team Zulan con il ragno gigante. Che para. Va bene, era giusto per riscaldarci. Ok, tu stai fermo perché mi dai sempre un fastidio enorme. Quindi Jack, vai. Tra l'altro, nello scorso episodio avete lasciato 580 mi piace, quindi potete scegliere solamente un'altra tecnica di livello 2. C'è da dire che se volete vedere tecniche spettacolari d'ora in avanti dovete davvero o mettere un sacco di mi piace oppure dobbiamo abbassare il costo, tra virgolette. No, Bobby. Stavo rilasciando il tiro. Ok. Non male, non male. Ti stiamo muovendo bene, Nathan. Bravo. Vai, Victor. Mi ha fermato Dylan. Dylan. Fa già ridere il nome. Allora andiamo con Sean, va? Che è sicuro segnare con lui ormai. Tiriamo dritto, tiriamo dritto. Ci fermiamo, prendiamo un caffè. Vai, richiamo del lupo. Urfrescend. Tomeru. Lo vedremo se la fermerai. E invece 50 punti per noi. Primi 50 punti di questa partita. Olè, non vedo l'ora di arrivare alla parte relativa alla Zoom Eleven Go, perché lì ce ne saranno davvero delle belle. E so che alcuni di voi preferiscono Go rispetto alla prima trilogia, quindi magari può essere bello anche per voi da vedere. Vieni qua, Thiago Torres. E direi di provare il gol. Ripieghiamo, ripieghiamo. Bravo Jack. No Jack, no, questo non era bello. Però c'è Sean. Ottimo, apriamo di là per Arion. Vai Jude. Percussione. Ok, no. Odio quando vanno in furore. Odio quando vanno in furore. Però c'è Jack con il muro di roccia qua, quindi forza, di nuovo in attacco. No, Minion. L'odio Minion. Odio pure lui. Forse questa è la squadra che preferisco di meno in Strikers in generale. Ci sono un sacco di giocatori che non mi piacciono.
Ma per fortuna qua Shawn ha recuperato il PT, ha fatto una lastra di ghiaccio decisiva, perché sennò Partinus arrivava in porta. Vai Victor. Ok, perfetto. Proviamo l'On Devil Burst, va. Anzi, stoccata micidiale, così. Bullizziamo questo portiere, che se non sbaglio si chiama Fox. Big Spider! E invece pensavo segnasse, onestamente. In Miximax avrebbe segnato 100%, sono sicuro. E sono convinto. Oh shit. No, ma prendilo il pallone, Byron. Per fortuna che qua la scivolata micidiale non fa mai fallo. Vai, Axel. Ci eravamo quasi, vai. No. Vai. Riproviamoci. Vai, Axel. Ok, di nuovo. No! Ho perso il momento. Perché l'ha passata indietro? Non lo so. E tra l'altro Caleb era stanco? Ma Jack sta facendo un partitone. Uomo partita, Jack, in questa prima metà di gara. Occhio per Axel. Tornado di fuoco, semplicissimo. Non caricato, niente. Proviamo. Big Spider-o. Non c'era dubbio. Ma almeno stava perdendo un pochettino di punti. Oh, Partinus mi ha rotto comunque. Fine primo tempo 1-0. Non male. Loro 0 tiri, quindi direi di sostituire Arion. Chiamo Hunter. Che magari ci può essere utile con la sua meteora dirompente. Il secondo tempo inizia. E allora Partinus per Coyote dovrebbe essere lui. Coyote per Robinco. Axel effettua un fallo ai danni di Partinus, appunto. Ma attenzione, anzi di Robinco. Ma Partinus riceve il pallone e viene fermato ancora una volta dal solito Caleb Stonewall, sempre pronto a intervenire quando viene richiesto. Attenzione quindi a Hunter Foster, che corre sulla fascia e da solo sprinta per Sharp, che spreca un'occasione golosissima. Allora Byron Love si fa beffa di Minion. Palla al centro per Axel Blaze, che va vicinissimo alla rete. Ancora una volta Dylan Kitt per Mark Kruger, che continua ad avanzare insieme a Bobby Shearer. Bobby Shearer che spinta inspiegabilmente e viene fermato dal sempre presente anche lui, tra l'altro, Victor Blade. Quando è entrato in squadra non ha fatto una panchina da panchinaro. Non ha fatto una partita, non panchina. Cosa sto dicendo? Ti ricordo che mi sta dando la testa. Vai allora. Baragonese. Para questo. Secondo me non lo pari. E infatti sì, non lo para. 2-0 per noi. 2-0 per la Corner Eleven. La selezione All Stars quindi non è messa nella migliore delle situazioni. Arriva lo scatto repentino di Swift, che salta Robinco. Attenzione. Però Eagle si fa trovare pronto con la danza del fuoco. Intercetta il pallone indirizzato a Foster. Eagle per Edgar Partinus. Sembra pronto a tirare con il suo colpo del paladino da una distanza di poco siderale. Questo tiro non dovrebbe impensierire il capitano Evans, ma comunque decide di far sfoggio della sua Omega the Hand. Parata. Allora Axel Blaze fa sponda per Sharp. Sharp dribbla Eric Eagle.
attenzione, allora, ad Hunter Foster sulla fascia. Sulla fascia, Hunter Foster. Attenzione! Un'occasione più unica che rara qua. Victor Blade stava per segnare il secondo gol. A porta violata. Ma arriva il Dark Tornado. Dark Tornado. Qua può essere fermato perfino Mani Nude. E infatti è così. Va Jude Sharp, sponda per Gabriel Garcia. Byron Love. Byron Love. Salta un giocatore avversario. Ne salta un altro. Ne salta un altro ancora. E decide di far vedere a tutti il suo salto temporale. Il tempo si ferma. Tutti volano via. Byron Love dentro per Axel. E allora attiviamo il furore. Non mi interessa. Ma prendi il pallone. Non prende il pallone. Ma perché ha tirato? Cosa sta succedendo? Prego, spiegatemelo. Axel! Occasione golosa. Attenzione, Jude prende un pallone invisibile. Non so come cosa sia successo. Dylan Kitt cerca forse il tiro dell'unicorno. No, questo cercava il grande lupo, forse. Dobbiamo fermarli con le cattive. No, Kruger. No, stanno andando i miei giocatori. Cosa sta succedendo? Vabbè, tira allora. Tira. Vuoi tirare? Tira. Grande lupo. È così? Voi credete di poter superare la mano omega di Mark? Mi sa che sbagliate di gran lunga. Questa parata è infallibile. Ripartiamo l'attacco. C'è Victor pronto qua. Però attenzione. Si libera. Vuole forse cercare quel tiro? No, Bobby. Bobby. E vabbè, ci riprovo. Vai Victor. Anzi, passiamogliela ad Hunter. Zamisto. Hunter, c'è tempo per farlo tirare? Dai, no. Troppo lunga. Però forse ce la facciamo. Vai. Non ha più il tiro pronto. Perfetto. Finita qui. 150 punti. Anzi, 200 punti quest'oggi. Come nello scorso episodio, se non sbaglio. E ora tiriamo le somme. Dunque. Oggi abbiamo totalizzato appunto 200 punti, come vi dicevo poco fa, che si aggiungono ai 400 che avevamo già. Quindi 600 punti per noi. Con 600 punti possiamo, a mio avviso, prendere un giocatore da 300. Quindi uno tra Hector, Archer, Jack dell'Inazuma Japan oppure Thiago Torres. Io andrei per uno di questi. Oppure potete anche scegliere uno tra Xavier oppure Riccardo, a mio avviso. Quelli da 500 lasciamoli un attimo da parte perché sento che ben presto finiremo i punti e non potremo comprare nessuno. Ad ogni modo, io vi ricordo che lasciando un mi piace supportate questa serie. Infatti, con i 580 che avete lasciato nello scorso episodio, potete scegliere una tecnica di livello 2 da andare a sbloccare a un nostro giocatore, come vi dicevo a inizio partita. Fatemi sapere anche questo nei commenti e come al solito non dimenticatevi che questa serie esce ogni domenica, sperando appunto di farcela a prolungarla fino a quando non uscirà Inazuma Eleven e Yutachi no Great Road, anche se mi sembra molto difficile. Speriamo quindi che tra l'altro esca Inazuma Eleven ST a breve, come dovrebbe succedere. Detto questo, qui da Diego dal corner per oggi è davvero tutto e noi giochiamo a calcio. Ciao ragazzi!